Non ci posso credere. Ho appena finito di registrare 20 minuti di video muti perché mi sono dimenticata di accendere il microfono. Ehi hey babies, benvenuti o bentornati sul canale e in questo nuovo video. E come starete leggendo dal titolo, oggi facciamo un try on haul del mio shopping su Shein, del quale vi ho appena spacchettato 4 pezzi muti, quindi scusatemi, adesso ve li devo far rivedere, ma sono già stati spacchettati e ho già detto le mie prime impressioni. Avevo fatto una premessa sul fatto che questo ordine l'ho fatto prima di Natale, ma con tutti gli ordini che ci sono intorno a Natale, purtroppo è arrivato in ritardo, quindi vedrete delle cose natalizie e capodannose. Per fortuna comunque è arrivato prima di Capodanno, quindi ho potuto indossare una cosa che ho preso appunto per Capodanno. Le cose natalizie le metterò da parte per l'anno prossimo, non importa. E bando alle ciance, vi faccio rivedere quello che ho già spacchettato purtroppo. E partirei dalla cosa che ho già utilizzato a Capodanno, perché per fortuna comunque il pacco mi è arrivato tipo un giorno prima di Capodanno, perciò sì, l'ho aperto per prendere questa cosina qui che mi piaceva tantissimo ed è un pantalone a vita alta con la cerniera invisibile qui sul lato destro, ovviamente tutto ricoperto di queste paillettes nere, nero su nero, e la gamba va giù, diciamo, dritta. L'ho messo la sera di Capodanno con una camicetta blu reale in simil-seta, mi è piaciuto tantissimo come outfit, è stato anche molto molto comodo, quindi io assolutamente ve lo promuovo, però ve lo faccio vedere anche come sta indossato. Ecco qui, baby, si pantaloni sbrillucicosi indossati e che dire, mi piacciono tantissimo, sono anche super comodi, come vi ho detto li ho già testati. A vita alta poi, sì, comodi. Oh, meritano 5, sì. 5 anche per me, decisamente. Questa purtroppo è una cosina che ho già spacchettato prima mentre il microfono era spento ed era la mia seconda opzione per Capodanno, ma poi mi sono accorta che secondo me sarei gelata di freddo perché è un pochino più primaverile, forse anche estivo, però comunque si tratta di questo top fatto a corsetto dove ci sono le cuciture verticali, ha proprio le stecchette e poi ha questa fila di gancini e ovviamente la parte sopra tutta ricoperta di piume che lo rende ancora più extra di quello che già è. Purtroppo il materiale è trasparente, però lo sapevo, si vedeva sul sito, ma mi piaceva comunque tantissimo. Vedrò un po' come indossarlo. Pensavo con un intimo nude, così rimane comunque questo effetto qui. Sulla modella era abbinato a questo pezzo di sotto, quindi ho preso anche lui appunto per fare il coordinato, fatto dello stesso materiale, sempre così trasparentino, però è ricoperto di strass viola, blu, azzurri. È un pantalone a vita alta con l'elastico in vita, ovviamente anche lui purtroppo trasparente, pensavo di metterlo tipo con una culotte color carne nude, e va giù, diciamo, dritto a palazzo. È molto molto extra come outfit, non so dove lo indosserò, ma sicuramente gli troverò un'occasione se sta bene anche indossato, quindi andiamo a vedere. Ecco qui anche questo set indossato. L'ho indossato, come avevo anticipato, con un reggiseno nude e una culotte nude sotto, e devo dire che nella realtà non è propriamente come me lo aspettavo. C'è qualcosa di strano, soprattutto nel top, questa parte qui non mi convince, sembra che io stia andando a fare, non so, uno spettacolo di burlesco o qualcosa del genere. Non so se è proprio la vibe sulla quale volevo andare. Sinceramente preferisco il pantalone e questo top non è tanto per me. Mami? Devo dire che il pantalone l'adoro. Il top neanche a me non piace, più che altro quei peli lì così. No, il top no, il top io gli do un 2. Sì, anch'io. Pantaloni gli do 5 perché li adoro. Sì, devo dire, sono d'accordo. Poi ho già spacchettato questo pigiamino qui che ho preso uguale sia per me sia per mia mamma, quindi vi faccio vedere solamente il mio. In un haul passato ho già preso due pigiami di questo brand che si chiama Louvlette, che è rivenduto appunto su Shein, e non mi ero trovata benissimo per quanto riguarda i colori, perché trovo che siano un po' sfalsati rispetto alle immagini sul sito. È la prima volta che mi capita su Shein, però veramente sul sito sembrano
pastellini, pastellosi, invece dal vivo sono molto più intensi come colore, infatti mi aspettavo un violetto e mi è arrivato un borgogna, però quegli altri mi sono trovata ad utilizzarli veramente tantissimo perché fanno dei pigiami con materiali ottimi. Questo qui è cotone e modal e io adoro sia il cotone sia il modal, non ho ancora capito che materiale sia, ma è stramorbido, mi piace tantissimo. E lo stile è così, molto classico, anche un po' elegantino, ha anche il taschino qui e i polsini fatti in questo modo. E la parte di sotto è questo pantalone a vita alta con l'elastico, ha anche le tasche e finisce con la gamba così, che riprende anche i dettagli della camicetta. A me piace tantissimo, spero piaccia anche a mamma il suo. Se vi piacciono io ve li consiglio, tenete solo in conto che il colore secondo me vi arriva più scuro rispetto a quello che c'è sul sito. Però andiamo a vedere come sta anche lui indossato. Ed ecco il pigiamino indossato ed è super super comodo come me l'aspettavo. Alla fine mi piace anche il colore, vi devo dire. Mami? Bellissimo, stavo pensando adesso al colore, è uguale con accappatoio e le scarpe che mi hai regalato tu a Natale. Esatto, a Natale. Sì, è vero. Per Victoria's Secret, pazzesco, stesso colore. L'adoro, 5. 5 anche per me. Ho trovato le cosine che avevo preso per Natale e sono queste due qua. Questo qui è un set di bustine regalo, sono 5 pezzi. Super carine così di carta marrone, molto molto belle, peccato che non ho potuto utilizzarle ma le metto da parte per l'anno prossimo. E questo qui è un set di carta regalo, purtroppo questo dalle foto, fatemi sapere anche voi come le interpretate, però pensavo che avrei ricevuto dei rotoli di carta, invece sono arrivati dei fogli pretagliati e quindi potrò incartare solo cose relativamente piccoline, profumi, libri. Però pensavo che mi arrivasse il rotolo, così la tagliavo io della dimensione che mi serviva. Fa niente comunque, anche queste qui le metto via per l'anno prossimo. Poi ho preso la fontanella dell'acqua al mio gatto. In realtà ne ho una veramente identica, presa ormai 2 anni e mezzo fa, praticamente poco dopo aver adottato il gatto. E la uso tantissimo, beve molto di più dalla fontanella rispetto che dalla ciotola, però ho notato nell'ultimo periodo che la pressione dell'acqua è diventata molto molto bassa in quella che già ho. Non so se magari è un difettino, se si è rotto qualcosa, se magari è un po' intasata, non ne ho idea, però gliel'ho presa un'altra di riserva, vediamo se questa qui funziona meglio. Però comunque mi ci sono trovata bene e ve la consiglio tutto sommato, sono 2 anni e mezzo che la usa. Tornando ai vestiti, questa qui era la terza opzione per Capodanno. Alla fine non l'ho scelta perché l'ho festeggiato in casa con Piero e amici e mi hanno detto vestiti abbastanza casual, quindi questo qui direi che era piuttosto extra. Infatti è un vestito allo scollo tutto circondato da questa fila di strass e qui sul davanti si chiude con un fiocchetto fatto a maniche lunghe che finiscono a campana e riprende il dettaglio degli strass ed è lungo lungo lungo, super lungo fino a terra. Fa niente, lo terrò per un'altra volta, ovviamente sempre se mi sta bene, quindi andiamo a vedere come sta indossato. Ecco qui babies, il vestito nero indossato. Adesso mi sto un po' pentendo di non averlo messo comunque a Capodanno e aver scelto il pantalone, perché è veramente stupendo. Lo terrò sicuramente per l'anno prossimo. Non è per niente trasparente. Adoro questi dettagli qui sbrilluccicosi e non lo devo nemmeno accorciare, quindi con un piccolo tacco sarebbe stato perfetto. E per me è 5. Mamma, che bellezza! Questo è il mio preferito, veramente. Gli do 5, fantastico. Fatemi sapere anche voi che ne pensate. Poi ho preso un set di 2 calze, veramente niente di speciale. Calze di quelle velate, una nude, una nera, mi si rompono sempre, le uso sempre, quindi acchiappate. Tornando ai vestiti, ho scelto questo set. Sono sempre stata ossessionata dai set con blazer e pantalone e quando ho visto questo qui bianco smanicato non potevo lasciarlo lì, mi è piaciuto tantissimo. Ed è appunto questo smanicato barra gilet
bianco, dentro è foderato, quindi mi sembra anche fatto piuttosto bene, e come vi anticipavo è abbinato al suo pantalone. Ah no, aspettate, mi sono dimenticata che è ancora meglio, è una gonna. Ha dietro qui l'elastico e anche la cerniera invisibile sul lato destro, ma è super 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 lunga fino a terra, stupenda, elegantissima, e dietro ha lo spacco, così è anche abbastanza semplice camminare. Mi ero dimenticata che fosse con la gonna, adesso mi piace ancora di più, tra l'altro con la gonna così non ce l'ho, non vedo l'ora di vedere come sta indossato, quindi andiamo subito. Ecco qui il set indossato, babies, e mi piace tanto. Mi piace tanto come veste il pezzo di sopra, è aderente in vita, fa un vitino stretto. Mi piace la gonna e tra l'altro della lunghezza perfetta per me, perché casca giusto a terra, quindi anche con un tacchettino bassissimo, con un kit and heel è perfetta. L'unica cosa che mi urta un sacco è che la fodera della gonna finisce qua. E secondo me si vede, è un dettaglio che fa sembrare subito la gonna economica. Quindi mi urta un sacco questa cosa, è un vero peccato. Sto quasi pensando di portarla dalla sarta a fargli cambiare la fodera e metterne una lunga fino a terra, perché mi piace, non lo so. Mami? A me piace, mi piace molto. Gli do un 4 per quel difettuccio lì. Sì, anche per me. Prossimo pezzo che ho scelto è questo qui, rosso. Non me l'aspettavo così il materiale. È un vestito più primaverile estivo, perché ha le bretelline, però mi piaceva tanto, non potevo lasciarlo lì. Ha lo scollo fatto con le cuciture in questo modo. Va a stringersi un po' in vita e sul fondo ha questo mega volan. Dietro ha la sua cernierina invisibile e sono rimasta molto colpita dal materiale, che è bello spesso, un po' elasticizzato. Andiamo a vedere anche lui indossato, così a tenerlo in mano mi piace un sacco. Ecco qui, babies, il vestito rosso indossato. Sta veramente bene, è bello aderente anche sul décolleté, infatti lo tira anche un po' su, mi piace lo scollo che fa. E poi questo dettaglio qui secondo me è molto romantico, anche per tipo San Valentino, magari con una giacchettina sopra, se no primavera estate, veramente stupendo. Ma io guardo Grande Fratello e neanche farla apposta, una ragazza qualche sera, adesso non mi ricordo quale di loro, stesso modello indossava. Sì? Sì, qualche sera prima. Ok, vero. Bene, quindi anche di tendenza. 5 do io, sì. 5 anche per me. Passiamo al prossimo pezzo e vi anticipo che ho preso un giubbino. È super imbottito, fa un po' omino Michelin, ma sembra tenere super caldo, e l'ho preso con l'intenzione di indossarlo praticamente per andare a camminare, perché l'anno scorso sono stata abbastanza costante per fare un po' di movimento, quest'anno vorrei riprendere perché ho smesso un pochino, e l'ho preso appunto per questo intento. È fatto in questo modo, con il cordino in vita per stringerlo, ed è una lunghezza media, quindi direi che arriva più o meno sotto il sedere. Si chiude con questi bottoncini qui, questa cosa non mi fa impazzire, pensavo avesse la cerniera, sarebbe stata molto più comoda. E vedo che non ha nemmeno le tasche, che è una cosa abbastanza fondamentale per me, peccato. Però vabbè, andiamo a vedere come sta indossato, magari addosso mi piace tanto. Ecco qui la giacca indossata, babies. Confermo che tiene veramente caldo, infatti sto praticamente sudando in questo momento, però non riesco a passare sopra il fatto che comunque abbia i bottoni, e tra l'altro sono solamente due, quindi da qui in alto non ha bottoni e non si chiude, idem qui in basso. Poi non ha le tasche, cosa che io trovo super scomoda in una giacca, quindi non lo so. Mami? Odio le giacche che non hanno le tasche. Anch'io. Cioè, per i bottoni a me piacciono anche, però senza tasche io ne do un 3. Anche per me. Tornando alle cose per la casa, ho preso una bella coperta riscaldata. L'avevo già preso su Shein, sempre di questo brand, ma era per il letto matrimoniale, e questa volta l'ho presa piccolina, pensavo di metterla tipo sul divano mentre si guarda un bel film col teino caldo, e l'ho presa in realtà non di questo colore, c'era anche blu, però l'ho presa grigia, che secondo me sta un po' bene dovunque, un po' con tutto. Ho preso due cosine per mia mamma nella sezione plus size,
perché bisogna comunque dare credito a Shein della sezione plus size. Mia mamma fa fatica a trovare le cose nei negozi fisici, quindi quando riesco le prendo sempre qualcosa di carino, che le vengono sempre bene. La prima cosa che le ho preso è questa tutona con lo scollo così morbido. Ha le maniche lunghe aderenti e ha le spalline leggermente imbottite. Si stringe qui in vita e poi ha il pantalone che va giù dritto a palazzo. Speravo che avesse potuto indossarla a Natale, però vabbè, non è arrivata in tempo. Spero comunque le piaccia e che la indossi in un'altra occasione. Mentre quell'altro pezzo che le ho preso è un vestito con lo scollo tipo a V, qui davanti anche un bottoncino, cioè una cosa geniale, così potete regolarvi se tenerlo aperto o chiuso. Ha le manichine tutte ricoperte di paillette che vanno a stringersi qui in fondo e poi va giù, penso, fino a metà polpaccio, comunque sotto il ginocchio. Dovrebbe essere un vestito midi. Spero le piaccia anche questo, adesso vado a darglielo subito. Poi ho preso questi cosettini qui, ditemi voi che cosa sono, io non ne ho la più pallida idea. Me li ha chiesti Piero, li voleva per la sua tastiera. Non ne ho idea, spiegatemelo se sapete che cosa sono, per me sono un mistero. Altro vestitino che ho preso tipo come opzione comoda per Natale o per Capodanno. È fatto in questo modo, con lo scollo neanche tanto profondo a V. Ha le manichine così che si stringono sul polso un po' a palloncino. Poi ha il cordoncino qui in vita per accentuare la vita e poi andava giù bello lungo, quindi elegantino ma comunque comodo anche per mangiare a Natale. Lo pensavo magari anche con dei texani per smorzarlo un po'. A quanto pare quel giorno non ci ero con la testa e l'universo stava cercando di dirmi di non registrare questo video perché mi sono dimenticata di provare questi ultimi due vestiti. Scusatemi tantissimo, la prossima volta coglierò i segni dell'universo e non registrerò video quando sono stordita. E poi questa qui era un'altra opzione per Natale che ovviamente non è arrivata in tempo, vediamo un po' com'è. Scollo tondo, nero, a pois bianchi, ha le manichine anche lui che si stringono così, si stringe anche lui in vita, però questo qui è corto, dovrebbe arrivare sopra le ginocchia. Andiamo a vedere come sta anche lui indossato. E basta, il pacco è vuoto, LOL è finito, babies. Spero tanto che vi sia piaciuto. E se siete arrivati fino a questo punto del video, lasciatemi questa emoji giù nei commenti, così saprò chi sono i true babies che guardano i miei video fino alla fine, mi tengono compagnia fino alla fine. E fatemi anche sapere qual è stato il vostro pezzo preferito. Io vi ricordo che giù nell'info box vi lascio i link a tutto quello che abbiamo spacchettato insieme e vi lascio anche il mio codice sconto di Shein che vi dà il 15% di sconto su ogni ordine senza minimo di spesa. Vi lascio anche il mio Instagram e il mio TikTok, venite a farmi un salutino anche lì, mi fa sempre sempre super piacere. E nulla, vi mando un grosso bacio e un grandissimo abbraccio ad ognuno di voi. Ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!